il campione olimpico di canottaggio, medaglia di bronzo conquistata nel 4 senza alle Olimpiadi di Rio 2016, è stato accolto a Bari tra gli applausi nel corso di una cerimonia organizzata dalla CUS, una vera e propria festa per l'atleta nato a Modugno, al quale il CUS di Bari però ha dato i natali sportivi. È, diciamo, un podio importante per Bari perché nel canottaggio è il primo podio olimpico, diciamo, della storia di Bari, quindi è importante aver rotto il ghiaccio su questa specialità olimpica che ha sempre portato grandi risultati all'Italia. Senti, quegli ultimi 500 metri, voi, l'Australia, la Gran Bretagna e Sudafrica, cosa pensavi? In barca pensavamo soltanto a dare il massimo e a cercare di fare il nostro meglio. E le mie sensazioni erano molto positive, anche se stavo dando veramente tutto e la lucidità cominciava a scarseggiare. Però sono stati 500 metri veramente di cuore e, diciamo, forse più veloci della nostra imbarcazione da quando siamo insieme. Quanto devi alle fiamme gialle per questo successo? Le fiamme gialle, diciamo che sono stati veramente l'artefice di questo successo, perché loro hanno creduto in me per tanti anni. Io sono 10 anni che faccio parte del loro corpo e, dato che ho avuto anche non tantissimi successi, loro hanno continuato a credere nelle mie potenzialità. Era una scommessa anche per loro e hanno avuto ragione. I natali sportivi però te li ha dati il CUS. Sì, i natali sportivi sono stati qui a Bari, al CUS Bari, e ho avuto piacere a continuare a coltivare il rapporto con questa società che mi ha permesso di allenarmi quando ero qui a Bari, quindi sono molto contento di questa festa stasera qui a Bari. Cosa c'è nel futuro? Nel futuro ci sono i prossimi appuntamenti sportivi che saranno, diciamo, combattuti da me al massimo delle mie potenzialità e poi se ci saranno le prossime Olimpiadi di Tokyo sarò molto contento. Montrone per il CUS adesso deve essere l'esempio da emulare, perché noi siamo una società che fa sport da sempre, da 70 anni. Quest'anno festeggiamo i 70 anni del nostro CUS. Abbiamo già portato altri ragazzi alle Olimpiadi nel canottaggio, però nessuno aveva raggiunto la medaglia. Adesso Domenico deve essere da esempio a tutti i nostri vogatori, a tutti i ragazzi, ma anche quelli più piccoli che si sono avvicinati quest'anno per la prima volta al mare con il progetto del comune. Devono imparare da Domenico e cercare di superarlo e portare un'altra medaglia al CUS, ma soprattutto alla città di Bari. Il canottaggio è una di quelle discipline sportive tanto amata, ma non abbastanza praticata in una città come quella di Bari sul mare. Bari si dice sempre che volta un po' le spalle al mare. Con questo progetto del comune stiamo cercando di cambiare la situazione. Il canottaggio è uno sport duro, dove solo chi ha veramente la volontà, la tenacia, la costanza, come l'ha avuta Domenico, può emergere, perché bisogna veramente dare il massimo di se stessi per poter arrivare a questi traguardi.